Qua siamo nello stupendo scenario della laguna dell'Usenzo a Chioggia, all'Isola dell'Unione. Chioggia News 24 e Chioggia Azzurra. Eccoci qua, siamo con il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, Nicola Nichetto e la signorina... coreografa Alessia. Esattamente, perché ci sarà questo evento unico, almeno per Chioggia. La serata del 14 agosto. Esattamente. Il 14 agosto. Ecco, e specifichiamo subito che il panorama che vedete è la laguna dell'Usenzo Nord. Nord. Perché abbiamo le montagne, esatto. Le montagne sono a nord, perciò c'è poco. Quindi da svegliamo starvi. Anche il mistero che l'anno scorso non c'era in città, ma dove fanno sti fuochi? Sud, nord, sud. Da qui verranno ovviamente sparati fuochi d'artificio alle 23.45 circa, ma prima ci sarà un bellissimo concerto in laguna. Esatto, per la prima volta avremo un concerto su una piatta. E proprio come hanno fatto i Pink Floyd a Venezia. Bravissimo. Infatti noi avremo i Venice Floyd, una cover band molto conosciuta, faranno un tributo ai Pink Floyd e li avremo qui, proprio al centro della laguna, più o meno dove della Madonnina, perciò ho visto che tanti hanno chiesto dove ci sarà questo concerto e sarà visibile a tutti, sia le persone che insomma si mettono, si posizionano per vedere poi i fuochi che eventuali barche come le nostre. Noi abbiamo due barche nostre che stiamo insomma organizzando per la serata, la Lagoon Land Boat e poi la galleggiante. La galleggiante è praticamente la famosa galleggiante che veniva a Chioggia, non so se ormai tutti i chioggiotti, anche quando devono parlare di un qualcosa di veramente bello, festoso, dicono mamma mia sta arrivando la galleggiante. Che appunto negli anni 50 e 60 arrivava questa galleggiante proprio il giorno dei fuochi e noi abbiamo voluto appunto riprendere un po' la tradizione di questa cosa inserendola per quest'anno per la prima volta. Perciò chi vuole prenotare gli ultimi posti con cena, giro nella laguna, cena in barca, poi quella visione del concerto direttamente dalla barca, può insomma chiamarci e prenotare. Chi vuole poi proseguire la serata con una festa meravigliosa anni 80, abbiamo l'altra barca appunto che costa un po' meno, però poi la serata si prosegue fino alle 2:30 di notte con Mirko Righetti. No, allora ci tengo a dire che comunque sarà a neanche 40 metri dalla riva, perciò effettivamente sì, sarà visibile da qualunque parte. Chiaro. Sia del ponte traslagunare che no, traslagunare, dal ponte qui dell'Isola dell'Unione che dalle rive. E sarà veramente un bel concerto. Ci siamo tanto impegnati, abbiamo investito tantissimo affinché sia dal punto di vista tecnico, audio, luce e tutto sia qualcosa di veramente bello, anche perché il sindaco ci teneva in particolar modo e l'amministrazione ci ha chiesto un qualcosa di diverso dal solito, un qualcosa di particolare, viste le manifestazioni che abbiamo fatto l'anno scorso dove abbiamo portato degli artisti mai venuti a Chioggia, abbiamo fatto delle cose che non erano mai state fatte. Anche quest'anno l'input era quello di fare un qualcosa di totalmente mai fatto prima. Per cui Nicola ha fatto qualcosa di unico, pronto a stupire tutti. Speriamo di sì, dai, spero di fare la bella figura che ho fatto l'anno scorso. Ma ci tenevo a dire una cosa, il sindaco ci teneva comunque a fare un qualcosa anche di mettere qualche sorpresa ed ecco perché appunto abbiamo il Ballet Studio. Sì, allora io sono Alessia Perini, sono la direttrice artistica della scuola Ballet Studio di Chioggia e avremo il piacere di aprire questa magica serata con due coreografie. Molto bene. Sì, non siamo qui a dire troppo, no, la sorpresa e quindi insomma venite. Da ricordare insomma che la serata è interamente ovviamente sponsorizzata e patrocinata dall'amministrazione comunale, quindi ovviamente gruppo musicale, fuochi d'artificio e l'importante è dire anche che sarà tutto messo in sicurezza, perché proprio questa mattina abbiamo avuto un incontro tecnico con la Questura di Venezia. Adesso porteremo questo progetto praticamente giovedì mattina al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, anche perché ci dovranno essere delle imbarcazioni delle forze di polizia che ovviamente precluderanno la navigazione, anche se ci sarà un'ordinanza del magistrato Le Acque. Ci saranno credo 4 imbarcazioni che avviseranno a più punto i naviganti che questi canali saranno interditi dalla navigazione, quindi sarà tutta una serata in sicurezza, libera, aperta al pubblico, non ci saranno biglietti, quindi sarà veramente uno spettacolo a cielo aperto sulla splendida laguna dell'Usenzo Nord.
qui. No, ha firmato contratti dove c'è scritto se piove paghi il 100%. Allora io ti rassicuro, vai. Abbiamo vai, fatto una delibera di indirizzo, di indirizzo verso l'alto, dire che qui ci deve essere bel tempo e non ci deve essere vento. Però diciamolo che nel caso in cui il 14 dovesse piovere, spostiamo il giorno dopo. Speriamo di no, dai. Però speriamo di no. Sì, mi è rimasto pochissimo da dire perché hai detto tutto quanto tu. Comunque allora invitiamo tutta quanta la cittadinanza di Chioggia, invitiamo le persone che vengono da fuori, sia i turisti pendolari, sia i turisti invece quelli che sono stanziali qua in questo momento, di venire a vedere i fuochi il 14 dalle 11 e tre quarti fuochi, ma prima il grande spettacolo. Venite già al concerto, ovviamente. Sì. Che la prima cosa è alla quella. Alla prima, perché c'è cioè, il concerto. Dalle 21:20, spettacolo. Dalle 9. Dalle 9, alle 9 puntuali qui. Iniziate a prendere posto alle ore 21. Però qui, ovviamente, l'Isola dell'Unione, a parte gli ingressi dei parcheggi, sarà chiusa tutta al interdetta. Traffico. Dalle ore 16, come divieto di sosta per le macchine lungo ovviamente l'Isola dell'Unione, però ci sarà la chiusura totale dell'Isola dell'Unione, quindi la gente potrà arrivare da Chioggia sottomarina a piedi. Una cosa importante è che questo è di fatto un esperimento che non è mai stato fatto a Chioggia, perché se questo format va bene non possiamo escludere che il prossimo anno potremo avere anche degli artisti internazionali a fare il concerto proprio qui sulla laguna. Quindi così diciamo il concerto viene qua, ci sono tutti i posti liberi per i parcheggi in città, quelli che abbiamo al momento, però fare un concerto di qui con un grande big, questo è veramente un esperimento che stiamo ovviamente adottando e provando quest'anno. Il pilot, si chiama il pilot, no? Sì, perché Chioggia si sa che ha dei grossi problemi di viabilità, purtroppo lo vediamo anche adesso in Piazzale Italia, che non si può rinunciare agli spettacoli. Ma qualcosa deve soffrire per forza. Poter spostare tutto su un altro ambiente che abbiamo, che è l'acqua, sarebbe una cosa ottimale. Per cui Nicola, fai andare tutto bene. Assolutamente. Questa è veramente una prova importantissima per noi, perché stiamo testando diversi punti della città, come avrete capito chiaramente, perché poi possiamo veramente ospitare dei concerti anche internazionali, chiaramente sulla laguna. Penso che anche unici per un artista fare un concerto qui, mi raccomando le casse, sì. Perché abbiamo detto che si devono sentire sull'Isola della Fossetta. Ma non abbiamo il problema dei decibel. No, abbiamo dato delle deroghe. Allora, perché devono diventare degli appuntamenti fissi, no? Come il concerto del 2 giugno, anche questo deve diventare un appuntamento che la città si attende, i turisti si attendono, ogni 14 sanno che ci saranno fuochi con concerto sulla laguna. Aspettiamo allora con trepidazione dalle 21 qui. Isola dell'Unione. 14 agosto. Grazie. Osteria Veneta, per gustare dell'ottima carne in un ambiente rilassante. Nuova gestione in via Brondolo 21. Prenota chiamando il 349 875 7579.